Ilario Cocciola, già candidato sindaco nelle elezioni del 2022 ad Ortona, poi vinte da Leo Castiglione, torna nuovamente in campo forte di un patto per Ortona che mette insieme una coalizione di centrosinistra, ma la domanda è chi c'è con Cocciola? Ma l'ho detto, Partito Democratico, AVS, Azione, Italia Viva, Centro Democratico, le liste civiche Ortona Coraggiosa e il Faro. Diciamo tutto l'assetto al 90% principale del centro-sinistra ufficiale, poi insomma centro-sinistra, come ho spiegato, a differenza del centro-destra che è schematico a quei 3-4 partiti stabili, è molto variegato, però realisticamente non è nei nomi dei partiti che ho nominato e delle liste civiche intuire che è praticamente tutto. I partiti tornano ad avere un ruolo e un'importanza fondamentale ce l'hanno i giovani. La politica è tornata di nuovo ad essere considerata come l'elemento guida per gestire una città. Noi abbiamo avuto due mandati, uno finito miseramente, due mandati in cui si era detto addirittura ai partiti di nascondersi. Non ce lo neghiamo, c'era stato un patto ad excludendum che non doveva consentire, quantomeno all'area che io rappresentavo, dell'area del centro-sinistra, di poter crescere. Non ci fu nessun partito di centro-sinistra ufficialmente con lo stemma e questo la dice lunga su ciò che abbiamo dovuto tutti subire. I giovani non li possiamo solo sfruttare, i giovani rappresentano il progresso, la crescita, un metodo di gestione è questo che si è tradotto addirittura in una minaccia ai giovani, perché non prospettare nulla a loro, neanche una partecipazione attiva, se non nel raccogliere le proposte di chi giovane non è, di sposare situazioni che non esistono. L'ho fatto come esempio, abbiamo fatto un piano parcheggi, ci serviva un piano del traffico, oggi siamo alla necessità per il sistema della mobilità che è cambiato radicalmente, pensate solo alle biciclette elettriche, ai monopattini, alle piste ciclopedonali. Bene, i giovani devono essere partecipati, sono invece chiamati a fare la clac a progetti già vetusti che sono nati da idee di persone che giovani non sono.